E ci troviamo nella sede di Cassino del Pentacromo. Ci dica, dottore. Sì, la sede che diciamo abbiamo sognato per diverso tempo, una coincidenza a dire il vero. Sono 10 anni che è stata fondata l'associazione di artisti Pentacromo e solo dopo 10 anni questa associazione ha una sede, ma questo che sembrerebbe quasi un limite è per noi diciamo quasi un momento particolare, perché è come rinascere una nuova volta, perché noi abbiamo in mente di aprirci ad un nuovo percorso culturale e artistico. Siamo degli artisti prevalentemente pittori e scultori, ma interagiamo con altri mondi della cultura, con la narrativa. Anche musicisti, cantautori. Con la musica sicuramente abbiamo già fatto delle cose, quindi non è un sogno questo. Noi queste cose che io sto dicendo che vorremmo fare sicuramente ancora meglio le abbiamo già fatte, ma abbiamo un programma, una serie di progetti in mente e sicuramente riusciremo a realizzarlo, così come abbiamo fatto in passato. Però credo che l'inaugurazione oggi sia servita soprattutto a far capire alla gente qual è l'importanza di un'associazione culturale. La cultura non è una, diciamo, come dire, di nicchia, non è effimero, non è qualcosa di astratto, ma è, con la cultura si può fare economia, con la cultura si può creare lavoro, ma questa è una visione politica della cultura e quindi lascio agli esperti questo aspetto. Quindi questa è una questione politica, e lo so. Cassino, come mai non fanno emergere la cultura? Sono nati degli artisti, Fontana Liri, Frosinone, Marcello Mastroianni, De Sica, Nino Manfredi. Come mai qua non vanno a sviluppare la cultura? Come mai? È una cosa politica o non c'è interessamento di nessuno? Beh, guarda, la funzione della politica è quella di arrivare a divulgare, a rendere consapevoli il pubblico, quindi la gente. La gente non è ancora consapevole delle possibilità reali che ci sono. Cassino è una città ricca di storia, quindi la cultura nasce da quello. Quello che manca probabilmente è ancora la consapevolezza da parte dei cittadini, che da questa opportunità, che è una risorsa diciamo già esistente, si può arrivare molto 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 più avanti. E la politica dovrebbe fare questo, la politica dovrebbe essere un po' più attenta, e torno a dire che la cultura non è solo storia, non è solo conoscenza delle arti, è anche la possibilità di creare lavoro, di creare situazioni concrete. Quando la gente capirà tutto questo, ma soprattutto quando la politica capirà questo, capirà bene questo, probabilmente anche Cassino, tutto quello che noi abbiamo verrà fuori. Ti ringrazio, dottore. Grazie a te. Ciao.